58 chilometri della Salerno-Reggio Calabria sono già interessati dagli interventi programmati e finanziati per oltre 1 miliardo di euro voluti dall'ANAS, d'intesa con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un piano che riguarda soprattutto gli standard di sicurezza autostradale, ha tenuto a precisare il presidente ANAS Gianni Armani in visita a Cosenza nella sede dell'azienda autostradale. Armani ha incontrato la stampa per ribadire che la manutenzione autostradale non deve essere programmata solo nelle situazioni di emergenza. Un protocollo per estromettere ulteriormente le aziende in odore di 'ndrangheta dal sistema degli appalti pubblici. A siglarlo, sotto gli occhi del prefetto di Reggio Michele Di Bari, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, la procura della città con Federico Cafiero De Rao, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marco Minniti. L'ipotesi di reato è abuso d'ufficio. Con questa prospettiva si concludono le indagini in merito alla presunta illecita compravendita di un immobile a Castrolibero da parte dell'ARPAC all'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Nell'inchiesta sono coinvolti l'ex direttore generale Sabrina Santagati, l'ex direttore amministrativo Stefania Polimeni, il dirigente Francesco Italiano, l'ex dirigente della regione Valeria Castracane e l'imprenditore cosentino Francesco Dodaro, per il quale si ipotizza anche la violazione di norme in materia di corresponsione dell'IVA. Anche la sede regionale della Fondazione Veronesi piange la scomparsa dell'oncologo. La morte dello scienziato, che ha fatto della battaglia contro il cancro la sua ragione di vita, ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma la sua missione per debellare il male del secolo proseguirà grazie ai tantissimi centri sparsi in tutta Italia. Neanche il tempo di assaporare la vittoria contro Padova, che per la Tonno Callipo è ora di scendere nuovamente in campo. Turno infrasettimanale, il secondo stagionale, che vedrà impegnati i giallorossi in casa contro una delle corazzate del campionato. Al momento sesta forza.